Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui insieme per parlare di una cosa particolare. Settimana scorsa abbiamo visto perché da tantissimi Gogeta è considerato un minchione, precisamente Gogeta Super Saiyan di quarto livello, quando poi si è venuto a scoprire che effettivamente, e prima di parlare vi consiglio di andare a guardare il video, non è così scemo, perché se ha fatto il cretino c'è stato un motivo con Omega Sharon e io vi consiglio di andare a recuperarvelo. Poi vi ricordo anche che venerdì uscirà, ovviamente sul mio canale, il trailer della nuova serie, ovvero Dragon Ball Next Generation. E ripeto di nuovo che non sapevo esistesse Boruto Next Generation. Tornando a noi, prima di iniziare il video ed iniziare soprattutto il discorso, vi lascio qui sotto tutti i link che possono esservi utili, come Instagram, Telegram e Discord, con il quale potrete comunicare con me e esprimere le vostre opinioni. E infine, qua sotto trovate anche il link con il mio merchandising, quindi le tazze con croma disegnato, cover del telefono con Zairoma. Se ne volete di un determinato telefono, che sia iPhone o Samsung, scrivete pure qua sotto, ma soprattutto maglie e canotte. Detto questo, iniziamo. Allora, di cosa andremo a parlare oggi? Oggi andremo a parlare di ciò che praticamente il fan medio di Dragon Ball, il fan medio ritardato di Dragon Ball, insinua ogni volta. Allora, la scorsa volta abbiamo difeso GT, oggi per completezza difenderemo Super. E attenzione, non è una giustificazione, sono proprio cose che sono così effettivamente. Non è che io sto facendo teorie sul perché magari, no. Sono cose che vengono difese in questa maniera, perché sono così, sono fatte in questa maniera. Bene, per iniziare con il discorso dobbiamo innanzitutto sapere chi è Caulifla. Bene, non credo che ci sia bisogno di presentazioni, dato che è la prima Saiyan a trasformarsi in Super Saiyan in Dragon Ball, perché se si parla della vera e propria effettiva Saiyan, abbiamo l'ononima che viene vista ogni volta con la pelliccia addosso, e comunque sia abbiamo Seripa, che da tanti può essere definita non canonica, bla bla bla, ma sono... Ah, o meglio, fa parte di uno speciale TV. Gli unici due speciali TV sono anche quelli che più o meno sono stati resi canonici. Ancora non si è fatta chiarezza sulla completa canonicità di questi due film, ovvero Le origini del mito e La storia di Trunks del futuro. Tornando a noi, questa Saiyan ci viene presentata nell'episodio numero 88 dell'anime di Dragon Ball Super, ed è una Saiyan, proprio come Kaba, proveniente dal pianeta Sadala, una dei guerrieri più forti del sesto universo, e la sorella minore di Renzo, che quest'ultimo stesso afferma a Kaba che, tralasciando l'infortunio, sua sorella è addirittura più forte di lui, e di scegliere lei per il torneo del potere, perché ricordiamo che Kaba era andato lì ovviamente per reclutare guerrieri forti. Inizialmente doveva unirsi Renzo, poi per l'infortunio, ripeto, e per il fatto che Caulifla è considerata da lui molto più forte, Kaba ha optato per la ragazza, e appena la vediamo notiamo subito una certa somiglianza con un personaggio molto familiare, sempre della stessa serie, ovvero di Dragon Ball. Stiamo parlando infatti di Goku, perché vediamo che gli piace combattere, vuole diventare più forte, infatti vuole capire come trasformarsi in Super Saiyan, ma soprattutto che mangia un sacco, come ci viene praticamente presentata all'inizio, quando dice anche che è la leader dei Saiyan Punks, che è una specie di movimento Saiyan, da quanto ho capito, del pianeta Sadala. Tuttavia, nonostante ci viene presentata così, per molti è stata, come dire, molto fuori luogo, per il semplice fatto, e non li capisco sinceramente, che i Saiyan hanno detto che sono un popolo pacifico, almeno nel sesto universo, non nel nostro, che ricordo essere il settimo, e quindi, appunto, non rispettava la loro natura vera e propria, come magari per Kale, vabbè, quella è frigida, proprio sta lì e non fa niente, molla quattro sberloni quando diventa Broly con le tette, ma ok, ci sta. E poi Kaba, che comunque sia, secondo me, lui è proprio l'aspetto vero del Saiyan, quindi pacifista. Però mi vengono altre teorie che adesso non mi dilungherò troppo, sinceramente, sui Saiyan Punks, scusate, e non mi voglio dilungare troppo perché sto ripercorrendo velocemente la sua storia per arrivare al dunque. Però comunque sia un po' in controsenso. Secondo me abbiamo la conferma totale che assomigli a Goku, e adesso ci arriviamo alla cosa che ha fatto arrabbiare i fan, per il fatto che ottiene potenziamenti così, secondo loro. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, e da una parte gli do anche ragione,
perché sinceramente può tenerli a parer mio, dato che lei in forma base è addirittura più forte di Kaba. Però nessuno lo capisce, tutti credono che Kaba sia più forte, invece a me sta proprio sul cazzo per questo. Kale, a parer mio, lo massacrerebbe di mazzate, ma proprio de brutto, anche in forma base contro lui, ovviamente sempre in forma base, perché Super Saiyan avrebbe 50 volte il suo stesso potere, quindi capiamo. Detto questo, noi vediamo per la prima volta Caulifla trasformarsi in Super Saiyan, proprio nell'allenamento con Kaba. E qui arriva la cosa che dovevo dirvi. Tanti dicono che Caulifla abbia distrutto, che sia una personaggia... un personaggio inutile, che abbia distrutto appunto Dragon Ball Super per il fatto del sentire il formicolio dietro la schiena. Ragazzi. Qui, secondo me, è stato inteso male ed è stato anche tradotto male. E vi spiego anche perché. Spero ovviamente che le traduzioni ufficiali non facciano lo stesso sbaglio, magari cambino qualcosa, ma vedendo le scorse... cose che hanno addirittura fatto confusionare ancor più i fan di Dragon Ball, terrei un po' tutto a freno. Perché tutti comunque si lamentano e dicono, ma cos'è sta cavolata? Il Super Saiyan si ottiene tramite la rabbia. Sappiamo che, come una qualsiasi donna, è abbastanza irascibile nel momento in cui viene insultata. E abbiamo visto che Kaba, per farla trasformare, gli dice che deve arrabbiarsi. Lei ovviamente inizialmente gli dice scusa, come faccio ad arrabbiarmi? E lui inizia a dirgli scimmia, testona, tutte queste cose qua, come abbiamo benissimo visto all'interno dell'anime. Lei rosica e a quel punto Kaba gli dice sposta tutta la tua energia sulla schiena. E adesso qui arriva ciò che vi devo spiegare. Allora, quello che lei sente dietro la schiena... non è che mette energia così a cazzo, spinge così come se dovesse andare a cagà e tira fuori insomma sta forma. No, non c'entra assolutamente niente. L'energia scaturita dalla rabbia, che è diversa dall'energia che ha normalmente, diciamo l'energia spirituale che si ritrova all'interno del corpo, quindi ripeto, l'energia scaturita dalla rabbia fa sì che se tutta questa forza, questa potenza, data da un sentimento abbastanza forte, se si accumula tutta da una parte precisa del corpo, si ci riesce a trasformare in Super Saiyan. E sinceramente io questa cosa in Dragon Ball Super l'ho apprezzata, perché noi abbiamo visto Goku trasformarsi tantissime volte nella serie in Super Saiyan, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, ma non vi è mai venuto in mente come mai si trasforma. Cioè, basta che pensa a qualcosa che lo fa incazzà. Cioè, magari uno sta dentro casa, gli casca una pentola sul piede, si avvelena e magari chiappa e si trasforma in Super Saiyan. No, raga, assolutamente no. Infatti così, secondo me, hanno fatto una cosa abbastanza carina, mettendo qualche toppa, ecco, dove non era stato spiegato magari il processo di trasformazione in Super Saiyan, e quindi accumulando tutta l'energia in una parte precisa del corpo, ovviamente sempre energia scaturita dalla rabbia. Andando avanti, la cosa di potenziamenti che voglio sempre difendere su questo personaggio riguarda il veloce ottenimento, diciamo, dei power-up, perché subito dopo essersi trasformata in Super Saiyan 1, per fermare Kale, la vediamo addirittura raggiungere il secondo stadio del Super Saiyan. Fermi tutti. In Dragon Ball Super non viene effettivamente spiegato, però si può guardare, come una serie TV intelligente, non so, la Prison Break, però si può notare, secondo me, a me, sto messaggio mi è arrivato, che quando lei cerca di difendere Kaba da Kale, si arrabbia abbastanza, e poi, a parer mio, essendo facile per lei sin da subito controllare il Super Saiyan, riesce a raggiungere addirittura uno stadio superiore, che non riesce neanche a controllare troppo bene, perché subito dopo torna normale. Arrivando a questa forma, quindi, raggiunge per forza il Perfect Super Saiyan. Poi, vabbè, non sarei stato d'accordo se si fosse trasformata nel terzo stadio del Super Saiyan, e lì mi sarei triggerato a bestia. Sapete che sono il primo che quando c'è da difendere Dragon Ball lo difende, ma anche quando c'è da criticarlo lo critico tranquillamente. Perché, attenzione, una persona non critica una cosa perché gli fa schifo, ma proprio perché gli vuole bene, ne è affezionato e vuole che codesta migliori. Poi vabbè, l'abbiamo vista anche raggiungere l'Ultra Super Saiyan, come lo chiamano in tanti, o il Daisen Kai, comunque sia, che sinceramente non è dispiaciuto. C'è anche stata quella piccola scena fanservice, a me ha fatto anche abbastanza scassata le risate, perché non era aspettata. Poi vabbè, il discorso che lei e Kale tengano testa al Super Saiyan 3, cioè ci sta, il Super Saiyan 3 sinceramente ci sta, perché è come se un Super Saiyan 2 e Broly
Ma mettete un Goku Super Saiyan 2 e Broly, dipende sempre quel Goku Super Saiyan 2 quanto sia forte, perché magari non è il Goku Super Saiyan 2 di Dragon Ball Super, e non è magari neanche quello lì della saga di Majin Buu, precisamente contro Majin Vegeta. Perché nonostante il livello della forma base venga allenato e quindi sale di livello, sale ovviamente anche il Super Saiyan, perché poi è semplicemente la forma base moltiplicata a livello di potenza. E poi comunque sia, perché tengono testa al Super Saiyan God? A parte che prendono un po' ammazzate subito dopo, perché stavano anche per essere eliminate. Allora, inizialmente gli tengono testa per il semplice fatto che Goku all'inizio, come abbiamo visto praticamente tutti, è stanchissimo e sta cercando di recuperare le forze proprio per andare a risfidare Jiren e quindi prepararsi recuperando energia. Questa è una cosa che io personalmente però non ho capito. Cioè, tu combatti e recuperi energia combattendo. Non l'ho veramente capita. Sinceramente credo che più combatti più sprechi aura. Non chiedetemi cose particolari su questo, perché a questo non so dare una spiegazione. Ma comunque sia, se dopo vediamo che Goku recupera terreno, è perché effettivamente il Super Saiyan God ti fa recuperare un po' di vitalità. E questo secondo me ci sta abbastanza. Cioè, è una cosa che ho apprezzato tantissimo, il fatto che il Super Saiyan God non sia stato vanificato così nel nulla. Mi sarebbe anche piaciuto vederlo nella saga di Zamasu, come ad esempio nel manga si vede con Vegeta Super Saiyan God. È fantastico, non lo so, mi è piaciuto troppo. Prima di finire il video preciso una cosa che non c'entra troppo con il video. Raga, non c'entra nulla il manga di Super con l'anime di Super. Non mi venite a dire una linea temporale diversa, quindi è canonico. Ma te do uno schiaffo, te do, no, che è canonico. Ufficiale diverso da canonico. Canonico è una cosa, ufficiale vuol dire che è riconosciuto dalla Toei, ma non è canonico, quindi non fa parte della storia originale. È diverso da Dragon Ball Z. In Dragon Ball Z è canonico il manga, infatti nell'anime ci sono determinati filler che nel manoscritto non compaiono proprio. Se una volta era così, adesso non lo è più, e potete trovarlo da qualsiasi parte. Non ficcatevi in quella testa di merda che ufficiale è canonico. Sono due cose diverse, perché anche GT è ufficiale, ma non è canonico. Secondo il vostro ragionamento, se dite che il manga di Super è canonico allora pure GT. Cioè, quello è. E poi non avrebbe senso fare due linee temporali per lo stesso manga. Ragionate anche un po' con un po' di logica. Ma comunque ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo sempre del trailer di Prime Next Generation, che non vedo l'ora esca. Ringrazio sempre Masco, Libra, Falcon per le mod. Qui sotto in descrizione trovate ovviamente, come al solito, il Patreon di Masco, che farà un altro pack per Prime 3 e sta facendo delle mod, anzi stanno tutti e tre facendo delle mod veramente fantastiche. Ne ho provata già qualcuna, non vedo l'ora di iniziare questa serie. E niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se non ancora fatto, non ti cade attivare anche il bell per non perdere nessuno dei miei video. Noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video, e ricordate che la curiosità intrattiene.